5 punti in 3 partite, identico eccellente bottino per il Cesena di Lippi e il Torino di Mondonico, che anche oggi hanno dimostrato di essere squadre solide, dalle idee chiare, capaci di regalare emozioni. 12esimo, Toro in vantaggio, il corner di Scoro, l'incornata prepotente di Benedetti. Passano 10 minuti e il brasiliano 25enne Silas, appena arrivato in Romagna, tira fuori questo convincente bigliettino da visita. Il Torino, guidato da un Martin Vázquez in versione extra lusso, sembra avere le carte in regola per tentare il colpaccio. Il Cesena, forse inferiore sul piano tecnico, ribatte però colpo su colpo. Marcheggiani ha il suo da fare prima con Ciocci, poi con Nobile. Finale di tempo di marca Granata. Bresciani e Mussi spaventano la tifoseria bianconera. È bravissimo il portiere Fontana a salvarsi distinto sulla botta a colpo sicuro del numero 3 avversario. Il ritmo cala nella ripresa, non poteva essere altrimenti. Fontana deve ancora rimboccarsi le maniche per neutralizzare questa rovesciata di Lentini. Le due squadre sembrano finalmente accontentarsi dell'1-1, ma le emozioni non sono finite. Alla mezz'ora Silas prova a concedere il bis su punizione. 35esimo, Toro nuovamente in vantaggio. Cross di Lentini, realizza Bresciani. Passano solo 2 minuti ed ecco il definitivo 2-2. Lo firma lo stopper Barcella, protesta del Torino perché il giocatore cesenate ha toccato la palla col braccio. Resta da discutere però sulla volontarietà dell'intervento. Il pareggio non crea particolari nervosismi, calma e sportività anche negli spogliatoi. L'allenatore del Cesena Lippi e il capitano del Torino Cravero al microfono di Pierpaolo Cattozzi. Dimentichiamo il secondo tempo, un primo tempo ad alti livelli, queste due squadre meritano qualcosa di più addirittura del centro classifica. Ma no, direi stiamo tranquilli, per noi questa è una posizione di classifica molto buona, c'era da verificare l'esordio di Silas sia sul piano psicologico che sul piano fisico, mi pare che ci sia da essere abbastanza soddisfatti. Direi un primo tempo giocato ad alto livello con diverse occasioni, due splendidi gol dobbiamo anche dire, un secondo tempo invece in cui il ritmo si è andato poco a poco scemando, anche visto perché era troppo rischioso, che le due squadre erano brave in contropiede, se una veniva colpita era difficile rimontare.